Cercate l'onda. Non da c'è, signor colonnello. E la sintonia? Anche. Sto sentendo alla perfezione. Ma cosa fate? Quaglia. Mettete l'ascolto fuori cuffia. Signor... Sono io che devo sentire. Io sono il colonnello, no? Signor, sì, signor colonnello. Attenzione, attenzione. Attenzione. Il quartiere generale delle forze armate comunica. Sì? Roma, 25 luglio 1943. 43. Sua maestà, il re imperatore, ha accettato le dimissioni da capo del governo di sua eccellenza il cavaliere Benito Mussolini. Ma stanno succedendo cose da pazzi. E ha nominato capo del governo il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Oh, ma allora la guerra è finita. Ma che è finita? Ragazzi, è finita la guerra, ce l'abbiamo a casa. Stanno dicendo le guaglie, mettetevi a posto, stiamo con confidenza. Ma che è finita, un corno? Ma chi l'ha detto che è finita? La radio. La radio non l'ha detto. E allora lo dico io. E chi sei tu? Guaglia. Guaglia, silenzio. Guaglia sciocco, sciocco guaglia. Ma come può continuare questa guerra? Scusate, questa è una guerra fascista. E con ciò? E se il cavaliere si è ritirato? La guerra non ha ragione. Se il cavaliere si è ritirato, c'è il commendatore che lo sostituisce. C'è il maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio. Comunque io non ci credo che la guerra continui. Malissimo! Bisogna credere, obbedire e combattere. Sì, sì, signor. Ha accettato le dimissioni e ha nominato capo del governo il maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio. Sono contento per lui, il caro Pietro. Stanno ripetendo il comunicato. Adesso ci sarà la postilla della fine della guerra. La guerra continua a fianco dell'alleato germanico. Sono felice, felicissimo. La guerra continua accanto all'alleato germanico. Bene. Consolato, sì. Signor colonnello, ma voi fosse una poca ietta tu. Cosa dite, guaglia? Scusate, mi è scappato. Vi ho sentito! Mi è scappato. Io non sono iettatore. Mi è scappato. E poi cos'è questa confidenza? Non vi deve scappare. Io sì. Guarda voi, iettatore, a me. Io che avevo uno zio, modestamente non faccio per vantarmi, che avevo una bella gobba e tutti gliela toccavano, anch'io. Si vede che non hai ereditato. Cosa dite? Niente, dice che sta radio non vuole funzionare in nessuna maniera. E mettete a posto la radio! Ma che la metta apposta a fa, oramai... Ah! Ah! Scusate, signor colonnello, vi siete fatto male. Ma certo che mi sono fatto male. Il dito. Oddio, il dito. Vogliamo fare qualche bagnolo. Sorgente guaglia! Questo è un momento storico. Signor, non ci possiamo mettere a pensare a bagnoli. Signor, sì, a me. Ma guardalo qui. Mi dispiace. Ma l'essenziale è che la guerra continua. Io la guerra ce l'ho nel sangue. Ma come a me mi si mette a nozze a fare la guerra. Io sono un guerrafondaio. Ma come continua? Come combattiamo? Oddio, la situazione precipita e voi scherzate. Scherzo. Non abbiamo munizioni, non abbiamo viveri. Come continuiamo? Come? Sergente Guaglia! Se gli inglesi ci attaccano, come rispondiamo alle loro fucilate? Con la mazza bionda! Sergente Guaglia! Signor, sì, mi meraviglio di voi! Signor, sì. Lo sapete? Che il soldato italiano si arrangia comunque! A pugna, sciaffa, calcia, pizzica, morsi! Purtroppo. A testate! L'essenziale è che questi inglesi ci lasciano in pace per un pezzo. Sì, sì, è una parola. Figuratevi se ci lasciano in pace. Hanno sentito il comunicato. Non ci daranno un'ora di tregua, ci attaccano immediatamente. Viva. Avete sentito? Che ne dico? Dico che lo iettatore siete voi. Io sono iettatore. Riammazzato.